questo mosaico realizzato in ceramica che riproduce San Domenico a cavallo, San Domenico patrono di Augusta, potrebbe essere di buon auspicio. E qui sul muro di recinzione del campetto della chiesa di Cristo Re, però adesso perché siamo qui? Perché ci hanno segnalato questo problema, adesso lo vogliamo inquadrare, ecco qui. Può darsi che San Domenico non ha fatto il miracolo, che dobbiamo fare? Noi ci scherziamo su, però in definitiva, guardate questa situazione, secondo voi è normale che ci sia questa fogna qui che non è stata evidentemente riparata bene? Ecco qua, vogliamo andare avanti, facciamo una soggettiva, Roberto cortesemente andiamo avanti e vediamo dove finisce. Questo è sempre così, a questo punto stiamo vedendo, andiamo avanti, vediamo un po' quello che succede, eccolo là. Guardate questa situazione, per fortuna c'è lo scolo, lì c'è una griglia, andrà a finire lì. Ma si possono fare i lavori in questo modo? Questa è la domanda. L'ufficio tecnico controlla, sorveglia, sono persone, impiegati, dirigenti che sono pagati, ma non pensiamo che possa essere questo un lavoro fatto bene. E a questo punto serva questo come promemoria per l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Augusta, nella speranza che San Domenico faccia un altro piccolo miracolo come quello che fece, secondo la tradizione popolare, quando mise in fuga i turchi che dovevano occupare Augusta. Questa è la zona cosiddetta Paradiso, qui abbiamo vicino alle scuole, abbiamo anche questo edificio che è una vecchia palestra in condizioni di assoluto degrado. Ne abbiamo documentato in un'altra circostanza, ne riparleremo.